non poteva mancare nel, insomma, per festeggiare questo 125esimo compleanno dell'Udinese, una delle icone bianconere, uno dei personaggi più importanti della storia, mister Massimo Giacomini. Mister, com'è festeggiare anche questo traguardo dell'Udinese? Sinceramente è un discorso interessante. L'Udinese sta camminando in Serie A da molti e molti anni, crea talvolta qualche patema d'animo, però alla fine ci ritroviamo a guardare le partite della massima serie con una dirigenza direi storica, friulana e molto capace, che guida da quasi un trentennio le sorti della squadra, e direi che ha trovato una posizione non eccellente, però una posizione che è abbastanza rassicurante per continuare ancora, ad esempio, a festeggiare i 130 anni con la Serie A ancora. Io ovviamente mi prenoterei per i 130 anni, anche se però sto passeggiando in un viale di foglie ingiallite, per cui devo un po' affidarmi a un destino benevolo. Ecco, tanti ricordi, mister, in bianco-nero, sia anche, insomma, lei è cresciuto arrivando fino a diventare poi allenatore, e ovviamente quella cavalcata dalla Serie C alla Serie A, che resta a tanti anni di distanza una grande impresa. Ripercorriamo un po' come fu, quale fu il segreto di quel... Il discorso, io poi ho giocato nella mia carriera, prima nelle riserve che c'erano dell'Udinese, poi ho fatto 3 anni, ho giocato in Serie A, e poi insomma, ho fatto buona carriera. Alla fine sono rientrato a Udine, che era in Serie C, e diciamo ho giocato l'ultima partita a Vicenza nello spareggio col Parma, dove il Parma ci ha battuto, e quindi siamo rimasti in Serie C. E poi da lì ho cominciato ad andare ai corsi di Coverciano per allenatori, poi c'era il corso speciale che durava 8 mesi, che a Lodi aveva preparato con grande cura, e dopo, alla fine di questo percorso di studio a Coverciano, ho avuto la richiesta di venire ad allenare qui dal CIN con il presidente Samson, che avevano nel frattempo sostituito altre persone alla guida della società, e lì abbiamo costruito una squadra molto interessante per la categoria. Poi abbiamo, a novembre una volta era il recupero del mercato, nei primi di novembre, e lì Dalsin riuscì con un colpo di mano a prendere Olivieri dal Foggia, e era il giocatore che è diventato poi una chiave del nostro gioco, sia anche però aumentando il peso e l'esperienza alla squadra, e abbiamo vinto ovviamente. Allora su 20 squadre saliva una soltanto, perché erano i 3 gironi, 3 scendevano dalla Serie B e il girone nord, centro e sud, quindi era difficile, perché c'erano delle squadre molto ben attrezzate, e su quella squadra abbiamo innescato ancora qualche giocatore di esperienza, vedi Gigi Del Neri, nel senso Sergio Briz, abbiamo preso Felletto dal Treviso, che giocava in Serie C, che era un giocatore estremamente interessante. Insomma, abbiamo messo in piedi una squadra
tenendo un'ossatura, diciamo come Leonarduzzi, De Bernardi, insomma, una formazione che tutti ancora si ricordano a memoria. Sì, Bonora, chiaramente, Panesi tenuto, e pertanto siamo riusciti a creare un ambiente molto ben oliato e con una squadra che sapeva reagire, sapeva attaccare, sapeva difendere, e insomma nella Serie C avevamo fatto molto molto bene, pensavamo di far bene anche in Serie B, ma non di fare quello che abbiamo fatto, perché siamo andati oltre, dal mio punto di vista, le nostre possibilità reali che avevamo, ma il discorso era cominciato bene, e diciamo tutti hanno dato qualcosa di più rispetto a quello che sinceramente io pensassi all'inizio di quel campionato. E quindi fu un discorso, adesso non voglio dire, ma trionfale, perché c'era la Sampdoria, Genoa, il Cagliari, no, era una Serie B di lusso veramente, Padova che era terribile forse. E quindi il discorso l'abbiamo risolto molto brillantemente, dopodiché io mi sono messo ad andare in giro per l'Italia, qualche colpo mi è andato bene, altri colpi mi sono andati bene, e poi ad un certo momento ho pensato che fosse meglio lasciare da parte il discorso di fare l'allenatore, e in modo abbastanza casuale, ma che veramente mi era piaciuto, sono stato chiamato dalla federazione a fare il vicepresidente del settore giovanile scolastico. C'era il presidente e c'erano due vicepresidenti, uno era tecnico, che sarei stato io, e l'altro invece era amministrativo. E quindi ho fatto il vicepresidente, mi sono divertito molto, e poi l'anno dopo io pensavo venivano fatte delle nuove elezioni, e quindi pensavo di non essere richiamato, e infatti avevo scritto una lettera di ringraziamento al presidente Carraro, presidente della federazione era allora, che era stato mio presidente al Milan, ed era stato nominato presidente Gigi Agnolini. E allora Carraro mi dice: ma come, dice, il presidente sarà il suo amico Agnolini, rimanga. Io sono rimasto. Sta di fatto che poi Gigi Agnolini ha avuto un battibecco un po', diciamo, alto di livello con un personaggio della federazione, e si dimise, mi mandò una lettera che si era dimesso, e quindi io sono diventato il presidente del settore giovanile scolastico per 6 anni, finché c'erano le scadenze, e siccome allora non si poteva fare 2 volte di seguito i presidenti del settore giovanile scolastico, io ovviamente mi sono ritirato, volevano darmi da fare altre cose, ma mi bastava quello che avevo fatto in quegli anni, anche cose molto importanti, e io che non avevo mai lavorato nel settore giovanile, avevo imparato molte cose, ma soprattutto avevo imparato a parlare con persone che erano più esperte di me. E quindi avevamo creato, diciamo, anche come un po' una scuola per non fare degli errori nei confronti
delle squadre giovanili. Ecco mister, riavvolgiamo un attimo un nastro dei ricordi. Qual è il momento che lei insomma preferisce di questa sua lunga storia all'Udinese? Ma però io, ci sono alcune situazioni che ad esempio mi è rimasto in mente, giocavamo a Seregno ed eravamo in Serie C ed eravamo appena avevamo cominciato a fare abbastanza bene in un campo impossibile, avevamo giocato all'attacco per 80 minuti e niente da fare, insomma questa squadra era molto aggressiva e mancavano 7-8 minuti alla fine e io faccio un cambio che era per mezzo infortunio che aveva preso e metto dentro un giocatore, nel senso che aveva anche giocato poco e mancavano 2 minuti alla fine e questo va giù, fa un cross, da sinistra arriva Claudio Pellegrini e di testa la insacca tra palo e ferro, 1-0, no? Io guardo ed era il 90esimo e allora dalla panchina dico: questo è il segno del destino, dico, perché questa partita non l'avremmo mai vinta. Vinta questa partita possiamo andare a 1000. E infatti da quella partita ogni tanto poi i giocatori mi sfottevano, mi ripetevano: ma dove andiamo? Mi dicevano ad esempio: perché non andiamo a Seregno, no, quando avevamo qualche difficoltà a giocare una partita amichevole? Questa è questa storia qua. E direi che mentre l'anno dopo la squadra dava garanzie subito e quindi sì, abbiamo vinto ad esempio a Pescara 2-0, che era una partita chiave perché eravamo in vantaggio, no, di punti, 5 punti di vantaggio avevamo. Il Pescara, che era allenata da Angelillo, era diciamo terza, quarta e lì abbiamo fatto una grande partita dove Vriz ha fatto una partita straordinaria, però l'ultimo quarto d'ora l'ho tolto, non è vero, e allora la stampa ha detto che si era ubriaco perché era il migliore in campo e io l'avevo tolto. Sta di fatto che aveva fatto una mossa Angelillo e io ho fatto la contromossa e ho tolto Vriz, che appunto è stato lodato da tutti, e io ho preso del rincretinito. Però serviva questo cambio perché loro avevano cambiato virtualmente il modulo di gioco e io insomma ho approfittato per mettermi un po' più in fase di attesa. E anche lì abbiamo dimostrato la nostra forza, come da altre parti, che giocare in casa o giocare fuori era la stessa. Per cui io così ho in un'intervista che ho fatto qualche tempo fa detto che era stata una situazione epica questa, assolutamente, perché c'era il discorso che avevamo alle spalle il terremoto, c'era un discorso ovviamente particolare per il Friuli e noi eravamo riusciti a proporre questa squadra che, pur giocando nelle due categorie anteriori, prima la C e poi la B, presentava un gioco di alto livello con delle novità, del fuorigioco, insomma si giocava alti, tutte queste faccende, e pertanto il discorso, per dire la verità, è stato irripetibile. Ecco mister, in conclusione, insomma, sono passati anni, lei rimane sempre un personaggio molto amato anche dai tifosi. Quale augurio si sente di fare un po' all'Udinese e a tutta la sua tifoseria per questo compleanno? Ma io dico che dobbiamo essere grati di quello che sta accadendo, perché è diventato un
il mondo del calcio è un professionistico, un mondo molto difficile. Ci sono squadre indebitate, noi abbiamo una dirigenza molto solida che ha una visione della situazione, però riesce a rimanere in Serie A, qualche volta un po' a fatica, ma tutti devono fare fatica, qualche volta con un po' più di comodo, altre volte, qualche anno fa, erano state indovinate quelle due o tre acquisizioni di giocatori che allora era più facile farle, mentre adesso ovviamente dominano le squadre metropolitane, anche se poi hanno dei bilanci in rosso. E qui, se ci fosse quel famoso fair play, l'Udinese sa governare anche i quattrini e quindi non si fanno cose al di fuori della logica. E abbiamo uno stadio che è stato rinnovato e che aveva bisogno assoluto. Quindi c'è un bello stadio, una squadra, questa di quest'anno, più simpatica di quella di l'altro anno, per la verità. E quindi vale la pena sostenere, perché è un discorso molto difficile, ma dobbiamo tenere presente che la proprietà è friulana, una cosa assolutamente incredibile, dove non è vero Emirati Arabi, cinesi, americani, abbiamo, no, anche la Spezia è arrivata in Serie A, subito gli americani, il Genoa gli americani, adesso sono gli americani, prima erano i cinesi, no? Però i cinesi venivano fermati dal governo, quindi si è cambiato, arrivano gli arabi, no? E poi così mi sembra che le cose si gonfino molto, ma che ci sia molta aria dentro a questo gonfiare e non ci sia un riscontro in tutta questa spesa che viene fatta dal calcio moderno, un riscontro sul modo di gioco, su quello che è soprattutto la tecnica, che è un po' abbandonata, mentre la condizione fisica e tattica è a livelli molto alti. Il problema è un po' che ci si dimentica un po' della tecnica, che invece dovrebbe essere ancora più protetta, dal momento che, essendo il gioco diventato più veloce, la velocità è contro la precisione. E purtroppo, come vediamo molto spesso, sviluppare un'azione interessante e poi alla fine non far niente perché manca l'ultimo tocco del piede, cioè della tecnica. E chi ha la fortuna di avere qualche giocatore, soprattutto attaccante, con una buona tecnica, è sicuramente avvantaggiato. Bene, allora mister, auguri a lei e all'Udinese per questo buon 125esimo anno d'età. Io però prenoto i 130, il percorso sarà un po' difficile, ma spero di arrivare alla salvezza. Il 130, cioè, la salvezza.